Dal 18 al 21 giugno il protagonista assoluto qui all'Isola di Procida è il Festival del Cinema, Procida Film Festival. Io sono con il direttore artistico dell'evento, Francesco Bellofatto. Quest'anno il Procida Film Festival si caratterizza per l'altissima qualità dei lavori pervenuti. Lavori pervenuti da moltissimi paesi del mondo, suddivisi in quattro categorie: cartoon, una sezione che abbiamo voluto dedicare al cinema scritto dalle donne. La sezione Accademia, Procida Lab, fatta dai ragazzi delle università, dell'Accademia delle Belle Arti e delle scuole di cinema, poi la tradizionale sezione dedicata ai cortometraggi. Temi portanti, il cinema e lo sport con grandi protagonisti, Patrizio Oliva, Gianfranco Coppola e tanti altri. Cinema scritto alle donne con un convegno curato da Anna Masecchia dell'Università Federico II di Napoli, che raccoglierà qua a Procida voci anche internazionali delle protagoniste che scrivono per il cinema. E poi 25 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, 25 anni dal suo ultimo film, Il Postino. Saranno con noi a Procida, tra gli altri Anna Pavignano, Enzo De Caro, Renato Scarpa, ma i tanti amici che hanno condiviso con Massimo Troisi il percorso umano e soprattutto professionale. E poi la grande serata finale di venerdì 21 giugno con grandissimi protagonisti, sempre in nome del cinema e dell'Isola del Postino. È un orgoglio questo terzo anno alla guida del Procida Film Festival, grazie soprattutto a Geppino Borgogna e alla famiglia che ci danno la possibilità, insieme a uno staff molto collaudato, di continuare il grande sogno del fondatore Fabrizio Borgogna. Un sogno che io condivido soprattutto da amico, da persona che ha conosciuto Fabrizio, soprattutto agli inizi anche della sua carriera giornalistica. È un impegno che cerchiamo di farlo professionalmente al meglio, dando a Procida il ruolo che deve avere nell'ambito del Movie Tourism internazionale. A Procida sono state realizzate oltre 40 produzioni cinematografiche internazionali, ma è un impegno soprattutto motivato dall'affetto per Fabrizio e dalla passione per il cinema.